All'interno di questo progetto di piano di comunicazione ai decisori, come gruppo di ricerca dell'Università di Bologna, abbiamo condotto uno studio in cui abbiamo cercato di esplorare e comprendere le percezioni e le opinioni di tre tipologie di decisori. Il primo gruppo è costituito dai sindaci dei comuni, il secondo gruppo è costituito dai direttori degli enti sanitari, ad esempio direttori sanitari, direttore di distretto, direttore dei dipartimenti di salute pubblica, e poi il terzo gruppo invece è rappresentato dai dirigenti che si occupano di servizi di urbanistica e trasporto nei comuni. Sono state coinvolte tre regioni, la regione Emilia-Romagna, la regione Piemonte e la regione Veneto. Abbiamo raccolto una serie di indirizzari, abbiamo spedito un'email con appunto un link ad un questionario online per esplorare appunto le loro credenze, le loro difficoltà e i loro suggerimenti appunto su come migliorare la promozione dell'attività fisica a livello appunto proprio di enti pubblici e di rapporto appunto con la comunità e con gli altri stakeholder. Quello che è emerso appunto dai risultati è che tendenzialmente i nostri decisori ritengono importante promuovere l'attività fisica, ma appunto moderatamente facile. Ci dichiarano in qualche modo che nonostante sia molto importante ci sono degli ostacoli, ci sono delle difficoltà poi nel implementare dei progetti di promozione dell'attività fisica. Gli ostacoli principali sono da una parte la mancanza di risorse, soprattutto risorse economiche, ma anche risorse professionali, risorse ambientali. Dall'altra appunto difficoltà più di tipo appunto politico-organizzativo, quindi a volte una scarsa capacità da parte dei partner coinvolti di coordinarsi, piuttosto che appunto una difficile armonizzazione tra tutta una serie di attori che possono essere importanti poi nel fare un piano a livello di comunità per aumentare la proporzione di persone appunto attive all'interno del loro comune e del loro territorio. Abbiamo chiesto loro poi anche di dirci fondamentalmente che tipo di interventi stavano mettendo in atto nel loro territorio e che tipo di azioni ritenevano praticabili appunto nel prossimo anno, nonostante appunto queste circostanze a volte difficili, in primis ad esempio la crisi economica e il difficile reperimento di risorse. E quello che emerge appunto è che fondamentalmente i decisori che abbiamo intervistato ritengono appunto praticabili soprattutto azioni di estensione rispetto a progetti già esistenti, di miglioramento e di sostenibilità e continuità a appunto iniziative che sono già messe in atto. Sono un po' recalcitranti appunto a pensare a progetti nuovi, ex novo, ma preferiscono invece magari dare maggiore rilevanza a dare continuità a ciò che magari è già stato fatto a livello di progetto pilota e che ha dimostrato essere un progetto efficace e funzionale.